Benvenuti, cari follower, a questo nuovo video. Prima di entrare nei dettagli, purtroppo i canali che pubblicano notizie banali e inutili trovano supporto morale e materiale, ma noi, come creatori di contenuti utili, purtroppo, non c'è supporto, e questo è molto frustrante. Quando trovi una persona frivola che fa una trasmissione in diretta su TikTok e le persone gli pagano dei soldi, anche se non fornisce loro alcun vantaggio se non quello di far perdere tempo alle persone. Ma questo è solo un confronto. Tutto quello che voglio da te è il supporto morale, e solo motivandoci premendo il pulsante mi piace, commento e iscrizione. Sono cose semplici, ma ci motivano. Troppo per continuare, se l'ultimo aggiornamento dell'americano conferma anche le attese del modello europeo e fa riferimento alla fuoriuscita di una massa d'aria fredda proveniente dal nord-ovest del continente europeo, che sarà centrata nelle isole britanniche e invierà aerei di aria fredda e umida che raggiungerà le zone estreme del sud della Francia e anche le regioni settentrionali dell'Italia, a partire da venerdì sera 30 giugno 2023, così che la situazione si intensificherà gradualmente con i primi giorni del prossimo luglio 2023, con quantità di pioggia molto elevate prossime o superiori lo sbarramento di 200 mm, con il rischio che si formino alluvioni nelle regioni settentrionali d'Italia. Soprattutto perché faranno la parte del leone con piogge e temporali forti, e in misura minore le regioni centrali e con minore intensità aree separate da sud e inizialmente le regioni fortemente interessate sono ciascuna Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Sardegna e zone separate dell'estremo sud. E avvertiamo in la fine del pericolo di inondazioni improvvise perché la situazione sembra forte e il modello europeo è pari l'americano lo fa riferimento in rosso e viola. Quindi è necessaria cautela alla fine di questa settimana e all'inizio della prossima settimana e dettagli più precisi cercheremo di fornirveli nelle prossime ore e quando il periodo si avvicina e, alla fine, che tu sia in buona salute.